Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Minecraft Feed the Beast. Siamo nella nostra nuova casa. Io ho creato questa nuova entrata, per così dire. Qua dovrei mettere degli altri stone bricks, secondo me. E perché voglio fare un po' di cose della Railcraft? Perché voglio una feeding station, siccome quel dannate mucche non ci sono mai. MK mi ha lasciato un regalo in ricordo delle Minium Stone che gli ho prestato. A pugni. Perfetto. Ok. Qua. Perfetto. E queste le mettiamo qui. Perfetto. Adesso ne abbiamo 14. Comunque sia, per iniziare con la Railcraft, chissà se... No, non è notte. Ok, perfetto. Secondo piove non riesco a capire se è notte o meno. Comunque, per iniziare con la Railcraft ci servirà un cow cavern. Quindi io andrò a cercare della sabbia e della clay e ci vediamo subito. Ok, penso di aver trovato un po' di clay qua, quindi la prenderemo così di cattiveria. Per fortuna la drill è velocissima nel prendere clay e comunque roba che si prende con la pala, quindi siamo abbastanza fortunati da questo punto di vista. C'è anche un po' di sabbia che però prenderemo quella in superficie perché se no è inutile. Vorrei tenere d'occhio il conteggio di clay, siccome ce ne servirà un po', onestamente. Mi serviranno 3 o 4 stack. Però almeno il primo batch l'abbiamo trovato. Ah, ma che occhio lungo che c'ho. Altra clay per me. Tutta la clay che c'è. Ok. Oh cavolo, una caverna. Su. Ah, sai che mi sa che questa clay l'avevo già vista oltretutto. Credo per fare. Per fare il geotermal, tipo qualcosa del genere. Non era il geotermal, comunque, era quello che crea. Quello che crea la stone, credo. Qui sta diventando buio, ma noi ce ne sbattiamo allegramente e cominciamo a prendere un po' di questa sabbia. Why not? Oh yeah! Distruzione sabbia in atto, signori. Non puoi nulla contro di me, sabbia. Yes. Povero cagnolino, ti ha fatto male, mi dispiace. In realtà non mi dispiace. Ok. Qua c'è l'altra sabbia lì, ma non è sabbia prendibile. Perfetto. Non avendo un coso di deserto vicino, la sabbia è comunque difficile da raccogliere, non da trovare perché ce n'è ovunque. E fin lì va bene. Però è difficile da raccogliere. Però con questa drill stiamo veramente facendo un ottimo lavoro nel raccoglierla, devo dire. Yeah. Tutti qua. Perfetto. Ed è buio. Ho fatto su che c'era un minimo di luce e sono tornato. Cioè sono andato giù che c'era un minimo di luce e sono tornato. Che non ce n'è più. Comunque ragazzi, io cercherò dell'altra clay, vediamo se riesco a trovarla, nel mentre acchiapperò tutto l'acchiappabile ovviamente. Questo, sì, dai. Oh yeah, a posto. Direi che forse ne serve un attimo di più, quindi, giusto per evitare di rimanere a secco, siccome vorrei fare più di un cocaven, ne vorrei fare un paio. Giusto perché secondo me un paio funzionano abbastanza bene, o anche tre, però due mi sembra il numero più adatto perché in quella stanza lì vorrei metterci anche la Blast Furnace, che comunque farò andando nel Nether, cosa che farò nella prossima puntata. O forse in questa, dipende da quanto è lunga. Oddio, sapete che non ho armi? Vieni, ti prendo a colpi con la mia Mining Drill. Muori! Dai, una cosa di diamante dovrebbe farti del male. Aia. No, perfetto. Sì, in effetti non è un posto furbo dove stare senza un'arma. Già. Se lui mentre mangiava e andava dritto verso l'oblio in un buco d'acqua. Quindi ragazzi, tornerò a casa, mi creerò un'arma, possibilmente. Wow! A te non ti posso affrontare adesso, quindi andiamocene. Yeah.
Di qua. Ragazzi, ci vediamo poi dopo quando avrò trovato dell'altra clay, si spera. Eureka! Vicino a casa di Akimbo ho trovato della clay qua in fondo. Però ho paura che non riuscirò a respirare molto bene, quindi piazzerò questa qua e Minecraft mi sia d'aiuto. Perfetto. Ok. Perfetto. Dove diavolo è questo ragno? Sento dei ragni, probabilmente sono qua sotto. Ah, lì mi sa che c'è della clay. Questa. Yes! Che vista che c'ho, probabilmente voi non vedete una cippa. Io però ci sono. E ho anche una spada. Tieni, ragnaccio, muori. Perfetto. Ora, ora, ora. C'è uno zombie di qua. Zombie? Lo diavolo esplode. Cosa fa che si esploda tipo una nucleare qua? Che cavolo? Boh. Cos'è tutto questo affetto e questi abbracci, eh? Muori. Perfetto. Ancora. Ma avete proprio rotto voi, eh? E basta spararmi. Non sono un puntaspilli. Oh cavolo. Quel creeper meglio portarlo lontano da qualsiasi costruzione. Allora. Oh! Questa mi passa vicino ai cosiddetti. Io vi perderò. Ah. Ok. Allora. Va bene ragazzi, continuo la ricerca per altra clay. Aspettate. Ah, tra poco. Bene ragazzi, ho trovato un bel po' di clay, come vedete qua dentro ce n'è parecchia, ho già cucinato un po' di bricks, quindi siamo messi abbastanza bene. Ho due motori che stanno andando per tenere questa produzione molto elevata, vorremmo già essere al maximum power con due Minecraft Jewel che arrivano, dovrebbe liberarsi abbastanza in fretta. Poi se ne spengo uno riusciremo comunque. Tanto lì fa 1,6. Sì, così evitiamo che ci sia della potenza in eccesso, tra virgolette. Comunque. Abbiamo già 19 bricks. Perfetto. Iniziamo a fare un po' di cow cavern bricks. Quindi, pam, pam. Mettiamo tutto questo qua. Allora, i cow cavern bricks, se non mi ricordo male, sono così. Yes. Quindi, 5 per ora. Ce ne servono in tutto 9 più 9, 18 più 8, 24. Quindi per una fornace ce ne servono 24. Quindi io lascerò questi a smeltare un attimo. Tutto questo lo facciamo perché vogliamo fare questa feed station e ci servono gli steel plates che quindi devono essere fatti in una rolling machine. Per fare una rolling machine dobbiamo avere 4 pistoni, una crafting table e 4 iron ingots. Quindi prendiamoci il nostro iron, la nostra redstone, ci prendiamo il legno e dovremmo essere a cavallo. Right. Sì. Allora, quindi noi vogliamo fare dei pistoni. No, ci serve della cobblestone. Eccoci qua. Dobbiamo fare dei pistoni. Così. Con un iron ingot qua. E una redstone qua. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Dopodiché vogliamo una crafting table. Ok. Poi mettiamo la crafting table qua. Gli iron ingots. Così. E i pistoni. Così, yep, e abbiamo la nostra rolling machine. La rolling machine la possiamo collegare qua. Dovrebbe in teoria già iniziare a prendere un po' di power. Perfetto, meglio di così. Quindi questo spazio qua che c'era grazie alla doppia chest si è rivelato utile.
Nel mentre qua abbiamo sveltato altri 23 bricks, quindi rimettiamoli in position. Ok, e siamo già a 9. Iniziamo a mettere le fondamenta per la nostra prima, per il nostro primo cow cavern. Un buco 3x3 dovrebbe essere sufficiente, quindi mettiamo questo così. Ottimo. E continuiamo con lo smelting. Io ragazzi, non credo che taglierò questa parte perché è un po' ingannabile. Ah, ma ne avevamo un fottio e non li ho visti. Che babbo che sono. Va bene. Quindi 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisi. Ok. Quindi perfetto, abbiamo il nostro primo Coke Oven. Quindi prendiamo già un bel po' di carbone e lo mettiamo qui dentro. Credevo avessimo più carbone. Dovrò fare un viaggio in miniera dopo questo episodio. Ok, perfetto. Il nostro Coke Oven inizierà a bruciare lentamente questo carbone. E vediamo un po', solo 64 qua. Così strano avere così poco carbone. Boh, va bene. Nel mentre la nostra loading machine è piena di potenza. Potenza. E questa continuerà a smeltare i nostri bricks, che sono qui, perfetto. Va bene. Accendiamo anche l'altro, siccome la rolling machine si sta ciucciando un po' di potenza. Allora. E il mio backpack è quasi scarico con tutta quella clay. Perfetto. E mettiamo. No, lei è piena, quindi non ha senso ricaricarla. Ok, lasciamo che si ricarichi. E credo che la prossima cosa che vogliamo fare è probabilmente andare nel Nether per raccogliere della quicksand. Della magma cream, che in teoria la magma cream si può anche craftare, no? Eccola qua. Sì, con una slime ball e un blaze powder, quindi ho i blaze o le cosine lì, perfetto. E poi vogliamo perché vogliamo fare delle, no, vogliamo dello stile, quindi va bene, ma una blaze. Blast furnace, scusate. Una blast furnace brick, eccolo qua. Però qua servono 4 nether brick che si possono fare nell'induction smelter con la soul sand e 4 netherrack. Oppure il carpenter. Che diavolo è il carpenter? Vabbè. Sia, serve della magma cream e del netherbrick e della soul sand, oppure degli infernal bricks che si fanno con soul sand e netherbrick, quindi un po' più di soul sand insieme della magma cream per farne 4. Quindi va bene, mentre qua sta craftando come se non ci fosse un domani. Perfetto. Io ragazzi, però per adesso le spengo queste e direi che iniziamo a prendere i blocchi d'ossidiana che abbiamo qua dentro per andare nel Nether. Quindi il portale al Nether, dove lo vogliamo fare? Questo potrebbe essere un problema. Perché non lo voglio sentire. Fa un po' casino il portale al Nether, onestamente. E io non è che lo voglio sentire un granché. Però devo trovare un posto dove metterlo.
Quindi, 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 ma sì. Mi sembra giusto metterlo vicino alle cose magiche. Oh cavolo, sono uscito. Whoops. Allora, mi serve un po' della mia stone. Diciamo che il Nether è una base di due, quindi io farei l'apertura 2 così, ok. E poi scaverei di 2. Ok. Di qua si esce però. Quindi qua nada, non si può fare. Lo facciamo sopra. Pigliamo tutto bene così evitiamo che spawni qualcosa di brutto e cattivo che ci vuole mangiare. Ok. Andiamo su di qua. Tutto. Che no. Non so ragazzi, sto decidendo dove mettere sto coso. Mollatemi. Ehi. Vieni qua. Lo metterò fuori, è deciso. Scusi, chi è che l'ha invitato al party? Me lo dice? Ce l'ha l'invito? No? Allora si levi dalle palle. Grazie. Allora, chiudiamo questa porta. E uno scheletro che si lancia e boh, la sua freccia è rimbalzata contro il nulla e non mi ha preso. Ok. Dove lo mettiamo? Mo mettiamolo qui per ora. Al massimo lo sposto, dai. Non è la scelta della vita. Infatti io ho levato quelle ma non dovevo. Totalmente errato. Ah, è vero che non ho la backpack perché si sta caricando. Sono dimenticato. Dovrei riprenderla. Sì. Bravo, quit. Complimenti. Oh Gesù. Volete inseguirmi ovunque? Eh? Spiegatemelo. Grazie. Ok, perfetto. Andiamo a riprendere un po' della nostra roba, mollare un po' della roba che abbiamo qua. In questo momento, tac, carichiamo un attimo questo, che tanto ci mette 20 secondi a farlo, perfetto. Ho dell'altra clay? È vero, tac, perfetto. È che non mi fido a lasciarla andare così a cavolo. Quindi eccolo qua. Però lo mettiamo qua. Anzi no, la cobblestone è molto importante per il Nether perché è l'unica cosa che. È una cosa che non viene rotta comunque sia dai. Un sacco di archi tutti mezzi rotti. Che continuo a prenderli dagli scheletri. È una cosa che non viene rotta dai ghast. Quindi iper importante, iniziamo a mettere un po' di schifezzuole qua. Onestamente non mi voglio portare dietro tutta sta roba, però magari le frecce sì. Vado a prendermi delle altre frecce, va. Tac. Frecce. Poi, qua dentro deve avere un accendino. Yes. Torcia a sufficienza. Quest'ossidiana la possiamo mettere via. Questo ragno anche. Ci prenderemo anche della glowstone mentre siamo lì. Just because we can. Ok. E tu. Vai qua. Tu. E. Ah. Wow.
servirà da mangiare. Yes. Ci servirà proprio da mangiare. Allora. Io ho da mangiare qua. Io ho da mangiare qua. Sì, qualcosina ce l'ho. Dai. Pronti per il viaggio nel Nether? Speriamo in un buono spawn. E che la forza sia con noi. Go.